Allora, quando io vi dico che siete pazzi, o almeno alcuni di voi lo sono, me dovete credere, perché io questa mattina, quando ho ricevuto queste due buste, la mia faccia era più o meno questa. Sì, perché io non mi aspettavo che mi avreste mai inviato roba del genere. Già ero rimasto scioccato con il pacco di Lorenzo e il suo Charizard, e là non ne parliamo. Ma questi ragazzi lo battono, e di gran lunga anche. Oh mio Dio, sono felicissimo. E se lo siete anche voi e vi piace questo genere di video, beh, lasciate un bel pollicione in su, perché queste carte hanno veramente qualcosa di assurdo. E naturalmente, ragazzi, commentatemi qui sotto se anche voi volete inviarmi qualcosa, così che spingete Federic a crearsi un punto posta. Se invece volete inviarmi qualcosa proprio subito e ne sentite l'esigenza, beh, contattatemi in privato o su Facebook o su Instagram e vi darò l'indirizzo per spedire. Anche se in là direi che ho ancora tanti tanti pacchi da aprire. Fidatevi, ne ho tantissimi. Eh sì, ragazzi, perché mi avete inviato così tanta roba che non so più quanti video devo fare. Verranno fuori altri 10 video? Boh. Però per oggi bastano questi due, perché la botta è veramente forte. Quindi direi di iniziare dal primo, quello un po' più piccolino, che sinceramente non so chi me l'ha inviato. Cioè, ci sta il mio indirizzo qua davanti e qua dietro non c'è niente. Cioè, quindi il destinatario c'è, ma il mittente? Boh, vabbè, ricordatevi di scrivere il mittente, sennò come faccio a capire di chi è questa busta? Comunque l'ho già aperta e ci sta questo pacchettino dentro. Andiamo, ragazzi, a vedere com'è e... boh, c'è sta prima da leggere il bigliettino qui. Quindi questo lo mettiamo di qua e leggiamo il bigliettino e vediamo cosa ci disse. Ok, ho pensato di metterti altre carte che molto probabilmente avrai, ma non ne faccio niente. Non so nemmeno se sono rare o no. Spero ti piacciano. E beh, amico mio, sì, erano rare comunque. Se vuoi te le rimando indietro. Ma non so chi è, ragazzi. Cioè, non c'è scritto niente, quindi... boh. Comunque andiamo a vedere cosa c'è in questo pacchettino, ragazzi. Va, andiamo a sbustare. Hai visto? Anche uno sboosting ci sta, eh? Ok, andiamo a vedere. Ok, abbiamo un Moltres Raro Reverse. E questo, ragazzi, dovrebbe essere della serie Destini Futuri, se non sbaglio. Destini Futuri? Quindi sì, ragazzi, non mi vorrei sbagliare. Poi abbiamo un bellissimo Crobat Prime. Bello questo, bello. Poi abbiamo un Kyurem nero, raro reverse questo di Black e White, non mi ricordo l'espansione, ma comunque è una bella carta. E poi mi ritrovo questo, un Landorus ex full art. Ok, sì, grazie, ma sei un pazzo, io lo dico, cioè, regalare le full art così, guarda... qualcosa di assurdo. Comunque, beh, se questo, ragazzi, non era abbastanza, in questo qua c'è parecchia roba, fidatevi. Andiamo a vedere, dai. Sono, dall'altro, contentissimo. Mi avete inviato tutte queste carte, mi fa un sacco piacere. Abbiamo prima il bigliettino. Poi abbiamo questo scritto. Non sembra, ma questo è il meglio. Ah, questo è il meglio. Apri prima questo. Ah, prima devo aprire questo, quindi. Ok, prima apro questo e poi apro quello che sembrerebbe il meglio. Oh mio Dio, il meglio è tipo un mazzo pieno di roba. Oh mio Dio. Ok, andiamo a leggere prima il bigliettino, vai, sono curioso. Ok. Ok, ciao Federic, scusa se ho scritto male, ma spero si capisca. Sei un grande, continua così. Ok, figurati, la calligrafia non mi importa. Mi importa il pensiero, grazie mille, guarda. Allora, andiamo ad aprire prima questo e vediamo un po' cosa c'è al suo interno. Ok. Apri prima questo, sì. Apri prima questo, apri prima questo. What the fuck, perché un Bulbasaur? Vabbè. Ok, un Bulbasaur di set base, tra l'altro. Un Quagsire di Neo Genesis. Oh my fucking god! Un Marowak Turbo, ragazzi, mi ha inviato questo ragazzo. È bellissimo! È bellissimo! No, non ci credo! Un Thundarus X. Raga, un Thundarus X. Un Groudon X. Promo bello, raga, bello questo. Mewtwo X Full Art. Sei un pazzo, sei un pazzo, veramente. Sei un pazzo. E Uppa ex full art.
Questa, ragazzi, è veramente la carta più bella di oggi insieme al Mewtwo. Guarda, è qualcosa di spettacolare. E infine anche un Kyogre X, perché se ci stava Groudon non poteva mancare. Sono rimasto a bocca aperta, non so che dire. Tra l'altro questo è il pack inviato da Matteo Gallazzo. Grazie Matteo, ti ringrazio tantissimo, veramente. Se hai anche tu un canale YouTube, comunque lo metterò qua sotto in descrizione. Non lo so se ce l'hai, dato che non mi hai scritto niente. E insomma, quando mi chiedete i dati, io comunque tendo a dare l'indirizzo per inviare a tutti, ma non è che mi soffermo su ognuno di voi e me lo scrivo. Insomma, voi inviate, poi se nel pacco vi scrivete anche il canale YouTube, qualsiasi cosa, io lo metto nei video, non c'è nessun problema. Comunque, queste le lascio qua perché, ragazzi, non sembra che questo è meglio. Allora, se questo non era il meglio, qua ho paura. Fidatevi, ho paura, tanta paura, ma andiamo ad aprire. Ok, oh mio Dio, ragazzi. Questo mi ha... Allora, giuro che se mi hai... ci vuole un po' di spazio. Leviamo, scusa, ci vuole un po' di spazio. Se mi ha inviato tutte holo, guarda, mi sparo, guarda, lo dico. Ok, un Kingdra holo di nero e bianco. Un Kingdra holo. Oddio, tutti i set, ragazzi, non me ne ricordo. Dovrei essere proprio un espertissimo di Pokémon. Però questo dovrebbe essere di Dragon Exalted. Dragon Exalted in inglese, credo di sì. Ok, un Tangro, black and white qualcosa. Vabbè, non mi soffermo su ognuna carta perché, ragazzi, non sarebbe assurdo. Oh mio Dio, bellissima. Pozione d'oro, bella questa. Golem, raro reverse. Groudon reverse. Ditto, prima edizione. Lugia holo. Oh mio Dio, Zygarde. Bello, raga, bello. Un Landorus. Tanta roba. Raro reverse. Keldeo, Latios, Chikorita, Arcanine raro reverse, Destini Futuri, Volcarona, belle raga, bellissime. Terrakion, vai, andiamo avanti. Magnezone, Darmanitan, Salamence, Dragalge. Ah no, ragazzi, questi non sono i Dragon Exalted, me sa. Sono dei... Ah no, sono proprio i Dragon Exalted, se non sbaglio. Boh, non mi ricordo. Vabbè, poi me lo direte qua sotto nei commenti. Un Pangoro, Flygon. Sì, sì, sono Dragon Exalted. Kyurem nero, Kyurem bianco. A fine video, ragazzi, vi faccio un annuncio, Duskenwar. Oddio, bellissimo questo, ragazzi. Spiritomb, bello. Oggi la macchinetta mia non vuole mettere a focus. Pancham, Onix. Ma sono troppe carte, cioè nemmeno la mia macchinetta ci crede. Quindi deve fare tipo così, tipo Rapidash, Zekrom, anche questo Destini Futuri dovrebbe essere. Solrock, no, nero e bianco, set base, non Destini Futuri. Solrock, Emboar, oh bello ragazzi, nero e bianco. Torterra, bello questo, Zoroark. Blastoise, Bisharp, oh raga, tanta roba, tanta roba. Mew Prime, oh ma non finiscono più, pure Mew mi ha inviato, ma sei un pazzo. Serperior, Itran, bello questo Itran, ragazzi, bellissimo. Reshiram, Yveltal, Tyrantum. E ragazzi, penso che può essere anche abbastanza, non credete? Sono veramente rimasto a bocca aperta. E mi piace fare questo genere di video, ragazzi, lo ammetto. Mi piace che mi inviate roba così che posso mostrarla anche a tutti voi e tutti gli altri. E wow, da queste carte e anche da quest'altra penso io sia tutto. Io vi lascio così. E ringrazio tutte e due, sia Matteo Gallazzo che questo ragazzo che non so proprio chi sia. Mi scriverà in privato, ma non mi ha scritto niente. E niente, siete pazzi, pazzi. Un like, un commento se volete altri generi di questi video. E noi ci vediamo con un prossimo video che spero sia ancora più assurdo di questo, perché potrei stare qui a registrare tutto il giorno in questo caso, ragazzi. Ciao, ragazzi.